Marco Piana, direttore tecnico del PVC Forum Italia e di AIPE, l'associazione italiana polistirene espanso, è uno dei più autorevoli esperti del mondo plastico in Italia. L'occasione è quella buona. Gli abbiamo chiesto di raccontarci il mondo delle materie plastiche in Italia, di cui le due associazioni che dirige rappresentano la maggior parte del mercato. Le materie plastiche oggi sono passate ad essere un prodotto non visto così benissimo come altri materiali, ma che sta diventando invece sempre più interessante, sempre più stimolante, perché si presta ad essere utilizzato in moltissimi campi, in moltissimi modi, risolve parecchie problematiche e quindi la parte vista come problema diventa come un'opportunità, che è meglio oggi dare questa visione, questa sottolineatura. I due comparti che noi rappresentiamo sono da una parte tutta la filiera che raggruppa la produzione e la trasformazione del PVC, la seconda è la filiera dell'EPS, EPS sta per polistirene espanso sinterizzato, è una materia plastica che deriva da due fonti, il 50% deriva da una fonte di idrocarburi, anche se oggi c'è una ricerca molto apprezzata perché si fa ricondurre a questo 50% non solo dagli idrocarburi, ma c'è una forte ricerca per prodotti rinnovabili, quindi da tutto quello che sono gli oli di girasole o assimilabili. Il secondo 50% è quello che deriva dal sale, cioè il cloruro di sodio derivato da cave o da mare, il fatto di dire che il PVC sia una materia plastica che può essere ricondotta al 100% da una fonte rinnovabile per il prossimo futuro può diventare una grande forma di sostenibilità ambientale. Il PVC viene recuperato al 100% dal mercato a fine d'uso, viene riprodotto come materia prima o come materia da utilizzo e viene reinserito nel processo produttivo per realizzare dei manufatti di seconda vita.